schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Serviti tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi, o meglio l'unico glitch dei soldi funzionante al momento. È da fare da soli ragazzi, l'unica cosa che avete bisogno è una base operativa piena, un centro operativo mobile con un veicolo dentro, se è un LG o un'altra auto non fa nulla, l'importante è che nel vostro centro operativo abbiate il deposito veicoli personale. Quindi passiamo al glitch vero e proprio ragazzi. Allora io questo glitch vi faccio vedere, l'ho girato oggi così almeno state pure più sereni insomma, e quindi nulla, passiamo veramente adesso al glitch ragazzi. Una volta che abbiamo tutti quanti i requisiti dobbiamo dirigerci verso l'entrata della base operativa con la nostra auto e far comparire la scritta base operativa piena. Una volta che compare la scritta pigiamo il tasto PS e ritorniamo in game, si toglierà la scritta, ci allontaneremo dalla base operativa e andiamo a suicidarci ragazzi. A questo punto ragazzi torniamo alla nostra LG RH8, io in questo caso lo faccio con la LG, voi potete farlo con qualunque auto che entri nel centro operativo, comunque dal momento che è il deposito veicoli entrano tutte le auto, quindi risalite sulla vostra LG, vi mettete lateralmente alla base operativa, lanciate una molotov. La dovete lanciare all'estremità della base operativa in maniera tale che vi compaia base operativa piena e prenderete fuoco. Dovete fare queste due cose insieme, quindi andate base operativa piena e quando sentirete la sfiammata che sarà a significare che le gomme avranno preso fuoco, dovete pigiare X e suicidarvi. Fate attenzione ragazzi al volume, tenete il volume alto in maniera, il volume del gioco ovviamente alto, in maniera tale da capire quando le ruote piglieranno fuoco, si sentirà proprio wow, un rumore un po' più alto del normale, diciamo la sfiammata proprio. A questo punto dovete richiedere il vostro veicolo personale, e in questo caso ci porterà la LG perché stavamo usando la LG, e torniamo al centro operativo mobile ragazzi. Qui andremo a incastrare il nostro veicolo, o meglio la LG o quello che voi avete, sotto il centro operativo mobile in maniera tale da creare il teletrasporto, come state vedendo ragazzi. Dovete creare questa situazione di teletrasporto. Se non vi teletrasportate nel veicolo, quando andrete a duplicare l'auto, nel momento in cui andrete a mettere l'auto nella base operativa, vi dirà non è possibile lasciare questo veicolo. Quindi mi raccomando, questo è un fattore che dovete ricordare. Poi vi spiegherò anche un altro fattore che non dovreste e non dovete dimenticare. Quindi andiamo a fregare l'auto, sempre facendo attenzione a non farci arrotare perché ieri mi hanno ammassato come un cane e oggi vorrei evitare. Questo mi arrota, questo lo fermiamo. Quindi rubiamo l'auto e torniamo alla nostra base operativa ragazzi. Calcolate che quando torniamo alla base operativa ragazzi dobbiamo fare attenzione a non diciamo a non andare vicino alla base operativa perché altrimenti ci comparirà la scritta base operativa piena e dovremo ripetere il tutto. Quindi una volta che siamo arrivati qui dobbiamo andare dietro al nostro centro operativo mobile. Come avete notato il punto azzurro non scompare perché ci siamo buggati. A questo punto andiamo nel menu PSN attività
e cerchiamo un'attività di un amico, un'attività qualunque che ha comprato, non so, un'auto, ha riscosso una taglia, qualunque cazzo ci porti online, dobbiamo scegliere quella cosa. Quindi selezioniamo il messaggio e lo teniamo qui, due volte tasto PS e ritorniamo in game. Ci dirigiamo verso il retro del centro operativo mobile, schermata nera, due volte tasto PS, gioca GTA Online, ci comparirà la scritta esci e dovremo skipparla con cerchio. Se non compare, ragazzi, ripetete due volte tasto PS e rifate il tutto. A questo punto lanciamo una bomba, la dobbiamo lanciare adesso perché dopo dalla macchina non ci farà lanciare la bomba, mi raccomando ragazzi, e andiamo dove sta il fuoco. E anche qui dovremo prendere fuoco, dovremo ascoltare quando le ruote prenderanno fuoco e schiacciare X su base operativa piena. Schiacceremo X, come vedete scende automaticamente da solo e l'auto scompare. Se non succede questo vuol dire che il glitch sta fallendo, non vi sta riuscendo. A questo punto vi suicidate con un razzo, una bomba, quello che cazzo volete, perché non vi lascerà suicidare dal meno interazione dal momento che siamo buggati. E qui quando resuscitate, ragazzi, respawnate, chiamate il vostro veicolo personale che volete duplicare. Io in questo caso vado a duplicare una Sultan, però comunque mi raccomando duplicate sempre solo auto custom e con targa personalizzata, ragazzi, mi raccomando la targa personalizzata perché è molto importante. Ricordatevi, ragazzi, nel passaggio in cui dovete lanciare la bomba, lanciatela prima di salire in auto, perché se la lanciate, cioè se salite in auto e poi riscendete dall'auto per lanciare bomba o per mettere un po' di benzina per prendere fuoco, quando andrete a mettere l'auto che avete duplicato nella base operativa non ve la lascerà entrare. Quindi ve lo dico in anticipo, ragazzi, evitate domande del cazzo, non mi fa entrare, non mi fa entrare, è questo il motivo per cui non vi farà entrare. Quindi a questo punto abbiamo ricevuto la nostra auto e i passaggi sono gli stessi del glitch precedente, ragazzi. Quindi andiamo ad incastrare il veicolo, possiamo incastrarlo sotto il centro operativo, ma io oramai mi trovo bene a metterlo qui e lo metto qui. Quindi a questo punto mettiamo l'auto in questa posizione in maniera tale da creare il teletrasporto. Dobbiamo essere presidenti, ragazzi, mi raccomando, andate su manda veicolo in deposito e schiacciate X e triangolo insieme mentre state lì, insomma, mentre siete incastrati con il teletrasporto. A questo punto vi dirigete verso la base operativa piena, entrate nella base operativa e il gioco è fatto, ragazzi, e avrete il vostro clone. Adesso vi faccio vedere una cosa, perché vedo che tanti ancora scendono dalla montagna del sapone con la saponetta sotto al culo e ancora non hanno capito. Vi faccio vedere una cosa. Allora, quando noi duplichiamo un'auto con questo metodo, dobbiamo riavviare l'applicazione. Quindi io consiglio, non so, duplicatene 7 e dopo riavviate l'applicazione, ovviamente. Perché dobbiamo riavviare l'applicazione, ragazzi? È semplicissimo, adesso ve lo faccio vedere subito. Perché quando noi saliremo nella nostra auto che abbiamo appena duplicato e tenteremo di portarla fuori dalla base operativa, come nel mio caso, automaticamente ci butterà fuori dall'auto e non potremo usarla, però sarà sempre nostra e sarà nella base operativa. Quindi per questo consiglio, anzi siete obbligati, a riavviare l'applicazione. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. Shit.